Di essere venuti tutti quanti, grazie naturalmente a Silvia che è arrivata e niente, benvenuti e buona presentazione. Allora, piccola presentazione, ma io più o meno penso che un viso noto. Allora, insieme a me c'è anche Monica che oltre a essere una mia, una nostra grandissima amica, è una futura libraia. Quindi wow. Allieva, loro sono le mie insegnanti. Ecco. E quindi è già da qualche mese che con noi collabora, che ci aiuta e mi piaceva fare questa cosa insieme a lei perché così si rafforza ancora di più il legame. Apriamo la libreria a settembre a Bologna in centro, i libri si comprano un po' qua. Lo sta dicendo a tutti per mettere le mani avanti, ma cioè, io dirò che no, una meraviglia, una piccola libreria con cucina insieme al suo compagno, quindi questa sarà meravigliosa. Inviteremo bello stampo. Inviteremo Silvia. Esatto, beh, certo, non la ci verrò sicuramente. Ecco, e quindi niente, inauguriamo questa inizio di presentazioni future. Insieme a Silvia Bottani, che è una nostra grande passione. Silvia, io perché l'ho conosciuta 3 anni fa col suo primo libro, che è stato l'esordio narrativo, si chiama Il sole mangia la notte, si trova già adesso in un'altra veste economica, ma sempre con la stessa grafica. E questo è uscito a febbraio del 2020, vuol dire che io ho incontrato Silvia in un posto meraviglioso dove si incontrano gli editori e i librai e qualche scrittore che viene a trovarti, e dopo una settimana siamo rimasti chiusi per il Covid. Dico bene, anche perché comunque è stato fatto pochi giorni prima. Esattamente. Addirittura Vano Terme era vicinissimo a Voe Uganeo, che è stato il nuovo, proprio dove c'è stato il primo bellissimo caso, e poi è scoperto con noi. Esatto, sì, io penso che sia stato l'ultimo evento a cui pubblico fatto in quel modo lì, siamo proprio arrivati al limite, poi dopo siamo rimasti chiusi. Il libro è uscito proprio a ridosso e quindi, come dire, è stato un enorme successo grazie al passaporto, perché non c'è un altro modo se non la... lei, non so se dopo ha cominciato a fare delle presentazioni. Io sono partita per la tournée, avevamo tantissime date, sono partita e il venerdì che era il 6 marzo e mi sono trovata a Roma tra l'8 e il 9 marzo e quella sera, ricordo che ero con i miei editori, con gli altri scrittori, guardavamo la TV perché quella sera è stato dato l'annuncio del lockdown, quindi il giorno dopo siamo tornati e mi sono trovata a Roma. Fine del gioco. Quindi questo febbraio 2020, mentre il suo secondo titolo è quello che ci
qua, ma poi insomma ci dice qua la sua scrittura, non solo un libro, è un altro finale per la nostra storia che è uscito il 10 di gennaio, dico bene? Sì, esatto. Mi è arrivata una copia da Sam poco prima dell'uscita, raccomandandomelo molto caldamente. Tutti e due sono usciti da Sam. Io voglio solo dire due cose su Sam, che è una casa editrice meravigliosa milanese che ha fatto delle cose bellissime e che era gestita, o è gestita ancora, da due super professionisti dell'editoria che sono Riccardo Cavallero e Teresa Martini. E sono, è un notizia dell'ultimo mese che insomma la casa è stata assorbita, è stata comprata da Feltrinelli e quindi sarà, insomma, sono due meravigliosi professionisti che adesso capiremo quello che sarà di loro, ma loro hanno veramente fatto un lavoro meraviglioso. Io non ho mai partecipato ai giovedì di Sam a Milano, che è in questo posto stupendo dove si parla di letteratura, dove ci sono degli incontri, non so che tempo, nel senso che è la pandemia e questa adesso vediamo quale sarà la sorte di questa casa editrice, che continuerà in che modo. Ma io li vedo a tribù, quindi ho fatto a loro. Ecco qui, questa era solo una piccola presentazione per contestualizzare la casa editrice Silvia, per ringraziarla tantissimo. Sono molto felice di venire. Tantissimo. Grazie anche alla presenza di Simonetta. Allora, io inizierei leggendo una prima parte del libro. E in particolare il biglietto da visita che Mauro, il protagonista, dà di se stesso parlando a Bianca. Allora, cara Bianca, sono Mauro Massari, ex migliore amico di tuo fratello, nonché suo compagno di classe, e ho una sola, straordinaria capacità, la memoria. Il resto della mia vita è trascurabile, soprattutto quella accaduta negli ultimi 20 anni. Escludendo Martina, mia figlia di 14 anni, una gloriosa ragazzina piena di intelligenza e senso dell'umorismo, non ho fatti etici da raccontarti, né caratteristiche con cui impressionarti. Sono un uomo di pianura, vivo di malinconie e incertezze, e nel mio compiuto personale non ho più rinunce che conquiste. Allora, iniziamo facendo un po' una piccola sinossi, diciamo, di quello che è un altro finale per la nostra storia. Allora, abbiamo Mauro, il protagonista del libro, che è anche voce narrante del testo, che è un uomo rinchiuso in se stesso. E diciamo che lui ha voluto, negli ultimi 20 anni, annullare un po' la sua presenza nel mondo, se bene ho compreso. E, infatti ha venduto la sua startup, è divorziato, e diciamo che lui definisce di se stesso un unico grande talento, che è la memoria, appunto, no? Infatti Mauro ha una caratteristica un po' particolare, diciamo, è un atleta mentale, quindi cosa vuol dire essere un atleta mentale? E ha la capacità di memorizzare lunghissime serie di numeri, testi, forme, parole in pochissimi minuti. Per farlo usa una tecnica particolare che è il palazzo della memoria, quindi diciamo che associa ciò che deve ricordare a eventi che gli sono accaduti nella vita, che siano in parte reali o immaginari, insomma, perché si sa che i ricordi sono un po' labili, ecco. E quindi tutto il testo è suddiviso in 10 step, come sono 10, diciamo, gli step della gara di memoria che sta affrontando. E diciamo che i ricordi collegati a questa gara sono quelli che lo riportano alla scomparsa del suo migliore amico, Fabio, che è anche il fratello di Bianca, che è la donna di cui diciamo, è innamorato, anche se appunto questo amore è un po' complesso da quello che ho potuto percepire, e quindi racconta un po' questo viaggio che fa con Bianca nel ricordare Fabio e nel mettere in ordine questa storia. E quindi diciamo che la prima domanda che volevo farti è un po' perché hai scelto questo strano talento per Mauro, e un po' di parlarci con due parole di questo rapporto che ha lui con la relazione tra memoria e realtà e immaginario. Allora, partirei da diciamo da dove è scaturita la storia. Io ho iniziato a scrivere
scrivere questo romanzo proprio durante la pandemia. E mi ricordo che stavo guardando una mostra online, cioè, naturalmente, non si poteva andare da nessuna parte. E questa mostra era una mostra molto importante, veniva realizzata in Germania, ed era la mostra dedicata a un progetto straordinario, che è il progetto dell'Atlante della Memoria, l'Atlante di Mnemosine, di Abi Warburg. Chi era Abi Warburg? Insomma, era uno storico dell'arte di Sacramento del 1900 e una figura molto particolare. Lui dedicò molti anni della sua vita a questo progetto in cui tentò di trovare, per così dire, dei temi ricorrenti, quindi che tornano nel corso dei secoli, dei temi ricorrenti all'interno della cultura visiva. Questi temi ricorrenti lui li ha condensati in 600 tavole, 600 fotografie, che poi appunto compongono questo Atlante, che è un Atlante visivo molto, molto interessante, perché sostanzialmente condensa tutto quella che è la cultura visiva occidentale, il canone visivo occidentale. Mentre guardavo questo incredibile apparato fotografico, mi sono iniziata a interrogare su quanto la nostra memoria è intrisa di immaginazione. E così il passaggio successivo è stato ragionare su quanto anche le nostre passioni, i nostri amori, i nostri innamoramenti sono in realtà strettamente intrecciati a un racconto immaginario, ad elementi fantastici, no? Noi inventiamo sempre la persona che amiamo, tutti gli oggetti del nostro amore sono in parte inventati, in parte reali. E quindi ragionando su questi due punti ho cominciato a immaginare questo personaggio, che in realtà è un atleta della memoria. E infatti nel passaggio che tu leggi c'è un pezzo successivo in cui lui dice, nega quello che appena detto, dice in realtà io non ho veramente un talento. Esatto, dirla tutta, neanche la mia memoria è frutto di un vero talento, quanto di un'ostinazione che rappresenta l'ossessione. Ho esercitato la mia mente affinando un metodo finché non sono diventato un fenomeno. Ma se in questa caparbietà esiste un merito, è l'aver cercato una boa o aggrapparmi. Desideravo raccontare un personaggio che avesse la capacità di costruirsi qualcosa a cui aggrapparsi, ma che non fosse un iperkinesico. Ci sono dei rarissimi casi di persone che hanno queste memorie straordinarie, fantiate, no? Ma non è il suo caso. Lui in realtà comincia quasi per gioco a dedicarsi a questi esercizi di memoria, insieme a Fabio, come si viene raccontato nel libro, e poi la sua vita prende questa strada e lui ha anche successo durante la prima parte della sua vita, e poi piano piano la svolta tutta la vita. L'unica cosa che gli rimane è questo incredibile gioco, che è un po' come un gioco degli scacchi. È fondamentalmente per lui la possibilità di costruire delle possibilità di esistenza, ma paradossalmente rinunciando per primo alla sua esistenza, perché lui vive quasi come un monaco. Quindi questa contraddizione intrinseca, quest'uomo tutto spostato su un piano immaginativo, mi sembrava affascinante, e così è apparso Mauro. Ma infatti è molto, molto affascinante questa sua assenza dal reale, ma fortissima presenza appunto in questo palazzo della memoria che si costruisce, che costruisce la sua vita, ma non la vive, insomma, nel reale. Sì. Ecco. Molto bello. Ma tu degli atleti mentali la parola atleta, no? Sì. Poi implica, come dire, si allena un'ora. Mauro in mezz'ora, cioè tipo nel libro, memorizza non mi ricordo quante pagine, 10, 15 pagine di lettere. Sì, sì. E quindi infatti mentre legge ci sono le Olimpiadi, ci
nazionali, delle gare nazionali, internazionali, mondiali. E adesso non so se qualcuno di voi guarda per caso Rai 1, c'è il campione mondiale che è italiano, Andrea Musi, che è un giovanissimo ragazzo di 20 anni, che ospite spesso, ultimamente l'ho visto perché seguo il suo canale Instagram, e lui è un campione mondiale, lui è uno che è in grado di memorizzare la sequenza di 20 mazzi di carte visti all'istante. Cioè, io scorro 20 mazzi di carte così e lui e poi riproduce la sequenza. 20 mazzi. Solo questo è il livello. Sì, no, possiamo. Però sono tecniche, cioè, sì, sì, cioè, infatti loro poi insegnano il metodo, la tecnica. Io ho parlato con uno di questi campioni e lui mi raccontava che il lavoro, per esempio, prepara le persone che vogliono fare i concorsi, i giochi televisivi. Vuoi andare da Gerry Scotti? Lui ti prepara e ti insegna delle tecniche per analizzare. Non superi l'esame all'università, lui ti insegna come studiare. No, ma infatti in realtà il Palazzo della Memoria è utilizzato da anche studenti universitari, io stessa mi ero informata riguardo, sì, mettere appunto i propri ricordi in una stanza e associare appunto quello che devi imparare a un specifico luogo in una stanza. Quindi sì, sono tecniche che realmente vengono utilizzate, però non sapevo che ci fossero appunto delle persone che fanno questo come sport, perché diciamo che uno sport della mente, sì, tanto impegnativo, quindi sì, confermo, ci sono. Molto bello. Ok, adesso io vorrei passare a Bianca. Bianca che è l'altra grande protagonista di questo romanzo, insieme a Fabio, che ne parleremo dopo. E Bianca io l'ho trovato un personaggio molto complesso, anche da parte del lettore di difficile interpretazione proprio. Ho trovato una difficoltà a empatizzare con lei e credo che fosse proprio voluto, una freddezza generale, quasi un po' come se fosse appunto immaginaria, ecco, quindi un po' astratta, ecco. E io ho trovato un passaggio nel libro molto bello che riguarda le foto casuali. Bianca ha questa passione per la fotografia, quindi nei posti dove va appunto fa fotografia ma senza guardare l'obiettivo, quindi senza guardare ciò che fotografa, per cogliere appunto quelle sfumature che la circondano, che vanno oltre il suo sguardo, ecco. E in questo io ho ritrovato un po' il collegamento con un trauma della scomparsa del fratello, ma metabolizzato, quindi di ciò che non era riuscita a guardare nel momento in cui è scomparso, quindi ho un'ossessione per ciò che non è riuscita a cogliere per evitare appunto il trauma. Volevo leggere appunto questa bellissima parte. Allora, eccola qua. Sei una professionista, Allora, mi hai mostrato gli scatti. Mi è parso che fossero brutti. E deve essere trapelato dalla mia espressione vacua. Tanto che mi hai invitato a guardare le foto di nuovo con maggiore attenzione. In che senso foto casuali? Vedi, tu guardi qualcosa, ti sei avvicinata con la testa, ho sentito per la prima volta l'odore dei tuoi capelli e il respiro tiepido mentre indicavi la superficie dell'immagine. E la tua attenzione è qui, per esempio. Ma cosa succede intanto qui, e qui, e qui? Il tuo indice segnava vari punti ai bordi e fuori dallo schermo. Quello che accade attorno, come si può afferrare? Non so perché pensiamo che solo ciò che incontra il nostro sguardo abbia valore. Se scatto una foto, a me interessa la vita che sfugge, mi interessa quello che si perde, non quello che è stabile. Vedi la mano di questa donna che si sta muovendo? Io non l'ho vista e credo neanche tu. Ma il suo gesto ha contribuito a costruire quel momento di realtà e tutti i successivi. Mi importa ciò che è fuori dalla cornice. E quindi, appunto, volevo un po' parlare con te di come Bianca, in questo preciso momento, riesce anche a esprimere se stessa, no? Quindi a uscire un po' da quell'aurea un po' astratta che ha tramite la descrizione delle foto, della fotografia. Allora, innanzitutto mi viene da dire che questa cosa della fotografia, o io la definisco di fotografia, che non ho prestito una definizione molto bella di Andrea Cortellessa, è qualcosa che mi affascina personalmente molto.
l'ho vista all'opera in alcune fotografie contemporanee e credo che sia un tema molto interessante anche dal punto di vista letterario, cioè quello che rimane fuori dal racconto diretto, tutto quello che accade attorno, no? E che il narratore naturalmente deve escludere, ma tutto quel mondo lì mi chiede dove va, no? Dove si perde, tutto quello che accade tra le righe delle immagini, dove sta. Quindi costruire un personaggio che esercita quel tipo di azione mi affascinava. E così come mi viene in mente George Perec quando parla del libro ordinario. Perec, se qualcuno di voi l'ha letto, è uno scrittore molto particolare, ha compilato degli elenchi lunghissimi di cose che riguardavano la sua vita. Per esempio, in un anno ha raccolto tutto ciò che ha consumato dal punto di vista alimentare, cioè ha scritto tutti i menù delle nostre giornate, nel dettaglio tipo ha scritto cosa mangiava, proprio le minuzie, gli scontrini al bar. E tutto questo compone in maniera straordinaria, restituisce tutto quello che è l'essenza della nostra vita, che ci perdiamo continuamente. La narrativa di solito fa l'esatto contrario, cioè focalizza su eventi massimi e tutto il resto lo perde. Ma quindi come se rinunciasse, abdicasse alla vita reale per darcene un sunto. E quindi tutto questo per dire che anche qui ho voluto lavorare a contrasto, cioè cercare di costruire un personaggio che fosse in qualche modo antiletterario, ma per poi cercare invece cosa c'è di letterario in quella cosa. E Bianca è certamente il personaggio di 15, forse io non credo ovviamente freddo, ma certamente un personaggio sfuggente e un personaggio in assenza. Tutti e tre i protagonisti sono forme dell'assenza. E probabilmente il momento in cui lei si manifesta in maniera più compiuta, più concreta, sono proprio questi. Lei realizza queste piccole azioni di cattura del reale. Se parliamo di forme dell'assenza, vuol dire non possiamo non raccontare di Fabio, che appunto è l'unico, è il protagonista assoluto della storia. La voce narra anche Mauro, Bianca è la sua complice. Si prende per mano e cercano di capire quello che è successo 20 anni, 27 anni prima, la scomparsa di Fabio. Fabio non c'è, nella sua assenza lui è il protagonista assoluto, proprio perché non. E, avendo letto l'altro libro, ho trovato questo parallelo, che non so se ho intuito io, mi sono fatta, come dire, anche nel tuo primo libro c'è un'assenza importantissima, che è la mamma della protagonista, che è il fulcro del romanzo. Succede una cosa, questa persona lei non compare nel libro, e succede questa cosa, la sua assenza è il momento, proprio è il cardine del romanzo, come l'assenza di Fabio è il cardine del romanzo di questo romanzo. E quindi quello che ti volevo chiedere io era che se i personaggi assenti in un romanzo sono ancora più forti, sono ancora più presenti, quanto sono ingombranti, secondo me lo sono tantissimo. Cioè è voluta questo vuoto che però riempie tutto? Certamente sì. Se avrete modo di leggerlo, Fabio è presente in ogni, sì, sì. In ogni virgola del romanzo. Fabio si sente nei personaggi, si sente nei luoghi, in questa Milano, sì, ripercorsa sì. Da Bianca e Mauro. Sì, appunto Fabio è il protagonista assente, ma che insomma, ha una sua voce molto forte. Cioè è difficile narrare un'assenza e renderla così presente. Allora, io credo che i personaggi che noi raccontiamo nelle nostre storie abbiano una loro vita, una loro voce, che noi scrittori sentiamo molto chiaramente, una loro presenza. E quindi non è difficile narrare un'assenza nel momento in cui il personaggio che stiamo raccontando è chiaro nella nostra mente. E per me Fabio era chiarissimo. Io
scelto di partire da, proprio da un'assenza e costruire attorno una trama a questa assenza, anche perché poi è una sfida, il mio approccio alla letteratura è sempre un approccio di scoperta, non voglio praticare delle cose che già conosco, mi piace ogni volta andare a esplorare territori che non conosco, quindi in questo caso l'assenza di Fabio è un'assenza diversa da quella della mamma di Naima, perché la madre della protagonista dell'altro romanzo è una donna che subisce un incidente, che è vittima anzi di un gesto insomma violento, e quindi rimane sospesa tra la vita e la morte per un periodo, per un certo punto, e innesca la storia. Certo. E quindi la sua è un'assenza che deflagra subito. Invece quella di Fabio è una sorta di ferita aperta, perché la sparizione di una persona, se non tutto mai consumato, la non soluzione, esatto, viene risolto, la mancanza del rito fa sì che quell'assenza risuoni continuamente nel tempo e continui ad agire sul presente. Quindi è certo che la voce di Fabio è molto forte, ma perché è continuamente presente come un fantasma nelle vite di tutti quelli che l'hanno conosciuto. E quindi la mia risposta è no, non è difficile narrare un'assenza, perché spesso l'assenza ha un volume fortissimo nell'esistenza, no? Sì, no, assolutamente. A proposito appunto di risolto, la domanda che sorge un po', cioè sorta un po' spontanea leggendo, è ma come mai Bianca... Non ci siamo confrontate tantissimo. No, cioè, sì. Ma sono felice. Allora, diciamo, piccola intro. Bianca cerca Mauro dopo 27 anni dalla scomparsa di Fabio, no? Quindi uno si chiede, no? Lo ricerca perché vuole mettere ordine in questa storia, no? Quindi vuole, diciamo, provare a dare una soluzione a questo irrisolto, anche se ovviamente neanche Mauro sa il perché Fabio è scomparso, però appunto vuole forse anche un compagno per condividere un po' questo peso dell'assenza, no? E Mauro tira fuori un quaderno con degli schizzi che ha fatto insieme a Fabio in adolescenza, e da lì parte questo viaggio nella riscoperta del passato, no? Ma perché proprio dopo 27 anni? Cioè, perché dopo 27 anni Bianca decide sì, esatto, di mettere ordine in questa storia? Se noi guardiamo le vicende di persone che hanno subito delle lacerazioni, dei traumi, delle perdite importanti, i periodi di elaborazione sono spesso lunghissimi. Ah, certo. E credo che nel caso di Bianca, Bianca era una ragazzina, era sì. Fabio scompare per 17 anni, e lei era 15. Ci siamo capiti. E io le due hanno attorno. Esatto. Fabio scompare il giorno in cui il capo bene si spara. Ci sono tutta una serie di simboli, cose che non voglio spoilerare al lettore. No, ma... esatto, quindi c'è questa cosa di non dire dopo, ma neanche dopo poco. Però tutte le cose naturalmente che troverete non sono casuali, ma è tutto, voglio dire, un ordito anche simbolico che compone questo viaggio nella memoria. No, quello che adesso per suo filo, scusate, del tempo dell'elaborazione. Sì. Quindi Bianca è prima una bambina, poi un'adolescente, poi una donna, che si costruisce una vita attorno a questo punto, e a un certo punto capisce che il suo bisogno non è quello di riparare un trauma, ma piuttosto di affermare la sua volontà personale, la sua volontà adulta, di autodeterminarsi in qualche modo rispetto a una volontà violenta che è stata quella del fratello. Cioè il fratello con questo gesto, con questa sparizione, ha fatto una scelta per tutti, cioè, senza possibilità di replica. Questa cosa chiaramente è stata subita da tutti quelli che sono stati accanto a lui. E a un certo punto Bianca capisce che questa cosa non è tollerabile per me. Quindi non è neanche desiderio di ritrovarlo, perché chiaramente dopo 27 anni non c'è neanche più. Certo. Rimane insomma una remota speranza. È piuttosto proprio l'idea di dire: questa storia non può essere solo scritta da me. Devo mettere la mia volontà.
anche questo. Devo mettere la mia voce e la mia volontà, perché non posso essere, certo, non posso subire solo questa cosa. È ambientato a Milano, forse non l'abbiamo detto. No, ma infatti non l'abbiamo detto, ma te lo dicevo mio mamma. È ambientato a Milano, è una Milano livida. No? Sì, potrebbe. Sì, sì. E io a un certo punto ho letto un pezzo che mi ha particolarmente emozionato, te lo dicevo prima, e lo voglio citare per quello. Loro è molto cinematografico quel pezzo lì. Bianca e Mauro entrano si nascondono dentro il museo di scienze naturali. Sì. Perché? Perché devono recuperare un animale impagliato, che è un tasso. Sì. Mi leggo la paese del tasso perché non posso facciare la mia. È molto carina, scritta. E questo tasso impagliato è lo reclamo ed era del dio di Bianca. E a un certo punto vengono scoperti da un inserviente, da qualcuno che è lì, e c'è questa corsa di loro cercando la fuga, che è, a me ha ricordato molto il film di Bertolucci o il film di Godard, in cui loro corrono, no, nelle sale del Louvre cercando di scappare. Ecco, il Museo di Storia Naturale, l'animale impagliato, cioè non è messo di casualmente, ed è una cosa che a me ha colpito molto. Allora io ti volevo chiedere un attimo, questo animale fermo, no? Che non è vivo, ma è un animale impagliato. Allora, una domanda su, la faccio breve perché potrei parlare per delle ore di questi argomenti che di solito non interessano a nessuno, a me passa un po' la tassidermia, noi l'abbiamo notato. Okay. Mi fa piacere. Allora, parto dalla prima cosa che mi hai detto. Sicuramente quando si parla di un triangolo, e qui la forma, la dinamica di relazione è un triangolo, anche in un vertice in assenza, è difficile prescindere da Giorgina. E quindi è certo che è un omaggio in qualche modo, molto sobrio, però sì, è proprio visivo. Ne sono felice. E quindi sì, c'è l'eco di quella corsa meravigliosa che tornerà sempre, quando pensiamo a dei giovani innamorati, a tre persone innamorate. E anche Bertolucci che poi esatto. E poi invece il tema della tassidermia dei musei. In questo romanzo ho scelto tutta una serie di luoghi, che sono luoghi simbolici, che hanno una relazione stretta col tema della memoria. Il museo, in assoluto, insieme al cimitero, che sono 22 dei 10 luoghi del romanzo, sono in assoluto il luogo della memoria. In particolare il Museo di Milano è interessante perché è il museo d'Europa con il maggior numero di diorami. Quindi voi entrate, non so se qualcuno di voi l'ha visto, quindi non so se si ricorda, è un luogo un po' particolare perché ha questa, è un po' falegno, un po' di indagine, con tutte queste creaturine impagliate, anche un po' sinistro da un certo punto di vista, però dall'altro questo aspetto dell'oggetto desueto è sempre correlato a dei fattori di crisi. Adesso questo sarebbe molto alto, però quando in una storia, in un film, in un racconto letterario troviamo degli elementi desueti, come appunto per esempio gli animali impagliati, in genere la storia ci sta raccontando qualcosa che ha a che fare con delle crisi collettive. Sia nel mio primo romanzo che qui io parlo sempre di mondi alla fine, di momenti di passaggio tra mondi che finiscono e mondi che iniziano. E anche qui, in questo grande affresco della memoria, ho cercato di però parlare anche di futuro. E quindi mettere tutti questi elementi
cosa, questo elemento della tassidermia si collega a uno dei personaggi, che è lo zio, che ha un ruolo che si rivela piuttosto importante, è un personaggio particolare, tassidermista, ma non solo, e anche con un interesse verso l'esoterismo, insomma un po' l'altra faccia, la faccia opposta saturnina di Mauro, no? Esatto. Uno che usa il potere della sua memoria in maniera, diciamo, un po' oscura, il lato oscuro di Mauro. È bellissimo questa C'è un No, Marcello non si rinuncia. Marcello è diciamo anche lui un protagonista della storia, e anzi un protagonista della personalità di Mauro, la parte, diciamo, il lato buono del tutto. E Marcello, diciamo, è un altro atleta mentale, quindi fa le gare con Mauro, ma ha, diciamo, tutt'altra impronta, ecco. Infatti è un personaggio che ha viaggiato molto in India, e che ha, diciamo, un rapporto col buddismo, con metodi di concentrazione, di assenza e presenza di sé molto diversi, molto, molto appunto pacificati rispetto a Mauro e quindi anche a Fabio del passato. E a me, insomma, è piaciuto molto il contrasto tra questi due mondi, e appunto volevo chiederti un po' qual è, secondo te, il ruolo di Marcello nella storia. Sicuramente Marcello, che è un personaggio che mi sono divertita molto a scrivere, con le trecce, si mette a testa in giù, cioè, fa delle cose bellissime. Sì, è un po' cool shakespeariano in questa storia. Lui ho condensato una serie di elementi. In questa storia si parla spesso di, appunto, di esoterismo, di spiritualità aggiornata. Sono tutti tentativi, in realtà, che non portano quasi mai a niente, che portano a strade, a vicoli ciechi, è una conoscenza che non insegna davvero. Lo stesso Fabio, qui non voglio raccontare troppo, si capisce che va via anche perché comincia a praticare certe pratiche, va a fare delle cose, esatto. Quindi, non mi spoilerà. In Marcello invece mi sono divertita a raccontare un approccio forse simile, ma che poi si evolve in un altro senso, in una maniera gioiosa, quasi un po' la Turbo dei Boschi. Mi ha ricordato proprio nel dei Boschi, esatto. Un po' così, come personaggio di Antonio. Anche lui. Ma anche come, insomma, i personaggi della controcultura degli anni 60, mi viene in mente Tim Robbins, non so se è un autore che adesso non legge più nessuno, di Roma, tantissimo, che racconta appunto di questi trick, però molto umani, molto, molto innamorati della vita, molto capaci di tessere relazioni. E in realtà Marcello, che è il primo amico di Mauro, rivela a un certo punto una conoscenza della vita e della profondità delle cose che tutti gli altri, a partire dallo zio ridicissimo, non hanno. Quindi questa sconoscenza che è propria di Marcello, in questo personaggio così folle, così anche apparentemente sconclusionato, in realtà c'è una vera comprensione. Sì. Sì, infatti Mauro è attratto dal suo personaggio proprio per la positività che si porta addosso, per appunto il suo modo di vivere, che invidia, ed è per quello che se lo è tenuto vicino. Credo che lui dica, Mauro stesso, che è l'unica persona con cui ha avuto un rapporto vero negli ultimi 20 anni. Sì. Quindi è molto bella la figura di Marcello, mi è piaciuta moltissimo. Vediamo un po' come va. È le tette diverse per il mondo. È proprio un po' il lingo. Vabbè, dai. Questo era nobilissimo sicuramente. Sì, provo anche a fare la verticale, vediamo se è un senso della vita diverso. Ma io non spoilereo. Faccio fatica. Non abusiamo della pazienza. No, faccio fatica. Esatto. Ho un'ottima domanda, ma una cosa, perché è una mia patologia, una mia informazione personale. Non so se qualcuno ha esatto. Che, ci sono domande. Se qualcuno l'ha letto. Al momento, questo è dopo. Dopo, anche bevendo un bicchiere di vino, possiamo fare una domanda. Vengono anche meglio le domande. Sì.
però non so se qualcuno ha voglia di, insomma, la necessità di approfondire qualcosa, perché è sicuramente di cose io mi chiedo, nel senso, non sì, che ne avremo troppe da dire, quindi no, e poi va sicuramente la metto. Io posso aggiungere una cosa io? Aspettiamo quando abbiamo il 30 marzo e vediamo se entriamo nella dozzina. Se entriamo nella dozzina, abbiamo porta fortuna, questo volevo dirtelo. Quindi, ecco, non sappiamo dimenticare di dirlo, quindi noi evviva. No, allora, io sì, una cosa, perché a volte tutte le presentazioni sono diverse, quindi ogni volta, anche se dicono lo stesso, vengono cose differenti e anche magari il mio modo di raccontare la storia diversa. E a volte mi accorgo magari di perdermi un po' in dettagli, forse di perdere un po' il focus, però quello che ci tengo a dire è che questa storia, anche se è un viaggio mentale, è una storia in cui accadono tante cose. E quindi, ecco, non vorrei passare a volte l'idea che sia un racconto cerebrale o freddo. Credo che non lo sia, perché in realtà è un romanzo che nasce da un momento molto, molto particolare di vita e contiene qualcosa di nucleo carico. No, assolutamente sì, anche appunto nella figura di Mauro, che all'inizio è una figura che appunto tende all'assenza di sé, durante appunto quell'incontro di Bianca con il ricordare Fabio, lui anche ricorda un po' cos'è la vita per lui, rientra in contatto con quella che è la vita, quindi è un romanzo sicuramente dal cuore caldo, come hai detto. D'accordo. Avete qualche... Vado io? No, ti do io prima. Lasciami il tempo di pensare. No, la mia domanda è, tu prima hai accennato, quindi un po' mi avevi già un po' risposto, nel senso che l'idea è nata durante la pandemia e con questa mostra d'arte che hai potuto vedere soltanto online, ma c'è una bibliografia che ha accompagnato, un libro particolare, c'è qualcosa che, come dire, ti ha accompagnato durante la stesura di questo romanzo, oppure ti sei affidata più alle arti visive? Ecco. Allora, no, in quel periodo ho letto molto di mnemotecnica, cioè ho letto Francis Yates, anzi, che io consiglio perché è bellissima la storia dell'arte della memoria, è una storia dimenticata, ma in realtà parte, parliamo degli egizi, parliamo soprattutto dei greci e dei latini, quindi poi il Rinascimento, Giordano Bruno, è una storia veramente meravigliosa e appassionantissima. E poi ho letto un po' di testi scientifici, poi ho letto L'uomo che non dimenticava nulla, Filuria, che è la storia di questo famoso caso di un uomo ipertinesico che visse russa all'inizio del secolo. Insomma, ho letto tanto materiale che riguardava questo tema. E poi, come sempre, leggo in maniera disordinata, caotica, tanti romanzi, e ce n'è uno che devo dire, credo che abbia influenzato per le atmosfere e la scrittura di questo libro, e che cito in riservo, che è Osvaldo Soriano, L'ora senza ombra, che è un libro bellissimo, come sono certi libri sull'Italia che riescono a essere, un libro, la storia di un giornalista che viaggia alla ricerca del padre che è malato e perde la memoria, che fa un viaggio in Sud America, ed è un viaggio in cui succedono tutta una serie di cose, ma è un libro non capibile. Quindi quelle atmosfere credo che in qualche modo sì, abbiano un po' influenzato la scrittura di questo romanzo. E adesso cosa stai leggendo? Adesso sto leggendo un libro di Italia Ripresa, che non avevo ancora letto, che è Works, che è stato stampato da poco da Enaudi. Sì, sto leggendo quello, ed è un libro interessante, un libro dolore.
non vorremmo dire proletario, ma con un'accezione un po' diversa. Sì, però questo tema mi sta interessando tantissimo, quindi sto leggendo quello e poi sto leggendo tutta la serie di libri che per la scrittura del mio romanzo. Sarà un'altra storia totalmente diversa. Beh, direi che questo lo sono il modo, sì, come dire, esemplare. Lo vediamo loro, diversamente, diversamente, meravigliosamente diverse. Io sono arrivata al capolinea di curiosità aleggianti. Prendiamo un bicchiere di esatto, a allora, intanto grazie. Grazie a tutti. Grazie. Allora, poi sono così. Poi c'è uno. Sai che c'è uno? Dove c'è ancora?